Marco, ti auguro una santa giornata e oggi cominciamo, diciamo così, un nuovo tema di approfondimento, di catechesi, con queste brevi meditazioni. Faremo una riflessione per capire come vivere in modo profondo, spiritualmente utile e profondo, questo tempo della pandemia. Ecco, che vuol dire tante cose per noi, per tutti, diciamo, chi in un modo, chi in un altro. Ecco, e perché questa situazione è una grande prova, a volte diciamo una prova più pesante per alcuni, meno per altri, e contiene una specie di chiamata, di appello, di grazia da parte del Signore. Quindi riflettiamo un po' per scoprire questa grazia nascosta e per corrispondere. Ecco, e in questa prima meditazione mi servo di un proverbio popolare che ci ripetevano i giovani seminaristi, una suora, quando io stavo a Grottaferrata. Alcuni di voi lo conosceranno, l'avranno pure detto qualche volta. Bel tempo e brutto tempo non durano tutto il tempo. Diciamo una volta. Ecco, Bel tempo e brutto tempo non durano tutto il tempo. questo è un proverbio popolare, però ha la sua saggezza, ma anche, ha anche nascosto una grazia, diciamo così, per chi vive in unione col Signore e conosce il Vangelo, la mentalità di Dio. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire che sulla terra tutto passa, sia i momenti di gioia che quelli di dolore. Ecco, e questa verità ci è utile soprattutto da ricordare nei momenti di prova, perché la prova a volte si presenta a noi psicologicamente come una montagna che non si può scalare, come una cosa quasi che non abbia termine, come una cosa da cui non si può fuggire in nessun modo. Ecco, e queste impressioni sono alleate di Satana e non sono vere, non sono vere. Perché la vita umana è così. Ecco, mi ricordo una volta in un'intervista a Giovanni Falcone, un giornalista chiese: ma la mafia durerà sempre? Quando finirà sta mafia? E lui disse: la mafia è un fenomeno umano. Ha avuto un inizio, uno sviluppo e avrà una fine. Ecco, una cosa simile è il modo con cui noi dobbiamo considerare questa prova della pandemia. È una cosa che adesso abbiamo, con le difficoltà e la grazia che nasconde. Non durerà sempre. Di preciso non sappiamo quanto durerà, ma è sicuro che non durerà sempre. Allora da questo viene non solo un incoraggiamento, diciamo, non perdere la speranza, non credere che tutto va a rotoli, che sarà sempre così, ma anche di aprire gli occhi spiritualmente per cogliere la grazia che in essa è nascosta, perché è una grazia che c'è adesso e che poi non ci sarà più. Ecco, quindi chiediamo al Signore che ci aiuti in questo, e le meditazioni di questo periodo hanno proprio questo obiettivo, di farci capire almeno un poco qual è la grazia nascosta in questa prova, in questo tempo. E di non perderla, non perderla, non perderla, stare ben raccolti con la mente aperta per non sciupare la grazia di questo tempo che poi passerà e almeno dal punto di vista spirituale non tornerà più, diciamo, materialmente non sappiamo, ma spiritualmente la grazia di Dio viene una volta sola. E quindi entriamo in una considerazione nuova di questo periodo, non solo per la parte sanitaria, lavorativa, tutte queste cose che sappiamo, ma
ma anche per l'aspetto più profondo, cosa Dio ci dà, cosa Dio ci chiede, cosa Dio vuol fare con noi attraverso questo grande fenomeno storico e planetario. Ecco, perciò ti invito a pregare un po' per entrare in questa comprensione più profonda di questo tempo e di questa prova. Per questo ti benedico. Il Signore sia con te. Padre Santo, ti ringrazio perché la tua luce rischiara gli eventi, a volte anche drammatici, della vita e della storia. Fa che non perdiamo mai la speranza e che siamo aperti alla tua luce e possiamo così anche essere persone che illuminano, aiutano, portano pace e speranza a quelli che ci circondano. Per questo benedico i tuoi figli in ascolto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una santa giornata. Ecco, ricordo anche che oggi è l'anniversario della morte di Carlo Acutis e questo giorno è stato scelto, diciamo, dal Papa, dai suoi collaboratori nella liturgia, come memoria liturgica di questo ragazzo, di questo giovanissimo santo che a noi sta tanto a cuore, perché preghiamo tutti i giorni, manda il Signore apostoli santi, e quando sorge qualcuno, soprattutto nel tempo moderno, poi nel mondo giovanile, ci rallegriamo tanto. Buona giornata.